99 Souls, The Girl Is Mine. A qualcuno piace presto, come Leandro da Silva. Con me Pippo Lo Russo. È venerdì a luci rosse e la cosa più bella per me, almeno cioè personalmente, la cosa più bella del venerdì, avere il nostro sessuologo di fiducia che ci dà sempre i suoi consigli. Marco Rossi, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Come stai, Marco? Ma sempre bene. Eh beh, certo. Vorrei vedere. Marco, allora, oggi noi stiamo parlando di errori nel sesso, no? Partendo da una ricerca assurda che hanno fatto i medici legali in Gran Bretagna, cioè hanno fatto una ricerca sui rapporti anali accidentali. Ok, cioè di quando si sbaglia buco. Però poi, per fortuna anche direi, ha preso un po' una piega diversa, cioè perché molti hanno cominciato a parlare invece di errori proprio legati a comportamenti. E ad esempio, molti uomini hanno cominciato a parlare di donne che quando convivono con il proprio uomo, non lo so, portano anche il peggio di sé, cioè magari parlano sempre di assorbenti, mestruazioni, di gambe da depilare, eccetera eccetera, mettendo un po' la femminilità nel cassetto. Cioè bisognerebbe stare attenti a questa cosa, no? Ma sì, bisognerebbe stare attenti, ma dipende molto anche dalla sensibilità individuale, nel senso che in realtà se c'è un'intimità di coppia si possono anche affrontare certi argomenti, però dipende proprio un po' dallo stomaco, no, dell'interlocutore, e quindi non a tutti l'eccessiva intimità può piacere, mentre altri addirittura invece la ricercano, no? Un'intimità così intensa. Questo diciamo che dipende, può dipendere molto da coppia a coppia. In realtà io trovo che il comportamento, l'errore più grosso è quello del trattare male, no? Certo. Il proprio partner. Darsi un po' per scontati, no? Ecco, bravo, dare anche per scontati. Trattare male e dare per scontati sono e tutte le varie derivazioni che derivano da questi atteggiamenti, no? Sono le cose più sbagliate. Rispetto a questo, ma insomma, sono un po' più perplesso, veramente. Ho capito. Bene, bene. Veniamo a noi, perché c'è una domanda da parte di una cupipino. Sebastiano di Genova, che ha 28 anni, lui dice: riesco ad innamorarmi e a fare sesso virtuale e molte volte addirittura lo preferisco a quello reale. Sì, pronto? Ma questo mi è successo dopo aver avuto un rapporto con una ragazza che era insistente, quasi ossessionata dal sesso. L'ho amata molto, ma poi si è rotta la magia. Oggi mi ritrovo così. Puoi darmi qualche consiglio? Questo scrive Sebastiano. Allora, Sebastiano dice questo. Allora, diciamo che questa domanda è una cosa che ritorna molto, sempre più frequentemente, nel senso che la virtualità sta prendendo molto piede nelle relazioni e anche nel sesso, e addirittura ci sono davvero persone che preferiscono la virtualità al sesso reale. Questo però trovo che sia molto pericoloso. Mi spiego: va bene la virtualità nella relazione, nella conoscenza, perché comunque questo è dove ci sta portando la modernità, no? Quindi per cui il virtuale è un luogo come un luogo il reale, e magari con le parole ci si può sentire molto bene. C'è una frase che non è mia, che dice: con le parole ci si annusa molto bene, no? Quindi sì, certo. Ci può stare questo, però non dimentichiamo che il sesso è fatto di carne. E quindi la virtualità nel sesso è una deriva che rischia di essere pericolosa, nel senso che lo snatura. Non dico che non va bene, però è snaturare il sesso, per cui ok alle relazioni virtuali, meno ok al sesso virtuale. Che sostituisce quello reale, intendendoci. Potrei giusto dire, no, che come ci hai detto più volte, l'importante è magari anche l'equilibrio, no? Finché è un gioco, bene, certo, l'importante è non andare all'ossessione. Un gioco ci sta bene, però quando lui ci dice che lo preferisce a quello reale, certo, è una deriva che mi lascia un po' perplesso. Giusto, ecco. È bello giocare, ma poi la botta ci vuole sempre. Diciamolo. Come rovinare 3 minuti, come sintetizzare di perfezione assoluta. Va bene, grazie mille Marco Rossi. Ricordiamo i contatti se voi a Cupipini volete proprio, che ne so, magari approfondire altri argomenti. Contattatelo direttamente sul suo sito marcorossi.it, su Twitter @MarcoRossiReal, oppure su Facebook Marco Rossi Sessuologo. Se volete fare delle domande tramite noi, 3355 800 626. Grazie Marco, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a voi, ciao a tutti, a settimana prossima. Ciao 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 ciao, ciao.